benvenuto, grazie per essere qui, numerosissimi, è un piacere immenso vedervi. Oggi inauguriamo con immenso piacere, ma soprattutto con un affetto incredibile, la vostra personale di Imagine Film. Non è emozionato nella mia semplicità, ma vorrei sentire, ecco, l'impressione. C'è Fonia? Allora, Magi Pisi, perché noi la chiamiamo Pisi, è un paese dolcissimo, eccezionale, ed è uno che ha un'enorme capacità, quella di riuscire a emozionarsi ancora davanti a una città che conosce in ogni angolo, che vede, che ritrae, che visita, qui ama camminare, e ogni volta riesce a trovare degli angoli, dei momenti particolari della giornata, delle stagioni particolari da raffigurare in suo quadro, come se la vedesse per la prima volta. È vero. Ed è una gran dote. Il percorso come vivo io la mia città, mi piace vestirlo poi, magari cambio certe situazioni. In più riesce anche a dipingere quegli angoli che tutti noi amiamo, perché io vi invito a fare questa prova, pensate a un angolo di Pavia che vi piace, un'atmosfera, poi guardate i quadri, sicuramente troverete quell'angolo, quell'atmosfera, perché lui riesce a interpretare, perché la vita è bianco e nero, e poi c'è stato dire come vedo che di persone ce ne sono, vuol dire del bene, se voi tutti lo conoscete sapete che lui è molto riservato, molto schivo, per cui ha già detto fin troppo secondo me. Esatto, quindi io non vorrei forzarlo ulteriormente, anche perché abbiamo un ospite d'eccezione che invece il dottor Saforini, che si occuperà del percorso artistico di Magi Pisi. Io però volevo segnalarvi due cose, che nel percorso che Pisi ci ha presentato non c'è solo la Pavia di oggi, ma c'è anche una Pavia di ieri, ci sono dei quadri dedicati al ricordo, quindi una Pavia che lui ha ben chiaro nella sua mente perché l'ha vista e che l'ha vissuta. Sì, sono piccole note, ma sono i e che qua. Noi oggi non vediamo più, per cui troverete un doppio binario, quello attuale e quello dei ricordi. In più, essendo questo un trionfo della pavesità e un omaggio totale alla nostra città, io vorremmo cogliere l'occasione per dirvi che durante la mostra di Magi Pisi noi vorremmo fare un ulteriore omaggio alla nostra città ospitando un altro personaggio che ci rappresenta in qualche modo, che è lo scrittore, che non si fa vedere, e poeta Walter Vai. Alle 21 noi avremo la possibilità di presentare l'ultimo libro di Walter, Testimone il Ticino, dedicato a Pavia, e ospiteremo quindi il lettore di produzioni dialettali che ha Giulio Manetti, il professor Andrea Borghi, che illustreranno la produzione di Walter. Per cui vi aspetto domenica prossima alle 21 per la presentazione del libro di Walter. Allora, adesso cediamo la parola al dottor Giuseppe Staffolini dell'ADAC, Associazione Diffusione Arte e Cultura, che ci spiegherà l'arte. Ne parli bene. Buonasera, è veramente bello trovarsi così numerosi in galleria, nel cuore di Pavia, richiamati dall'arte. Questo è già un evento, quando normalmente, ed è così in tutte le città, sabato pomeriggio, affolliamo i non luoghi dei centri commerciali, in colonna, col motore acceso, per arricchire l'aria di CO2. Se l'arte ha la forza di radunarci così numerosi, l'arte può cambiare il mondo. L'arte del linguaggio figurativo è immediato, diretto, arriva prima della parola, entra nelle cose, scava in profondità, anticipa gli eventi. L'arte
queste come capacità di sorprendere, non di stupire. Stupire è facile, ci è riuscito perfettamente anche Catenà, facendo trovare ai milanesi di Bombattino dei bambolotti impiccati al Parco Sempione, sfruttando a favore della propria pubblicità il generale sentimento di tenerezza nei confronti dei bambini. Questa per me non è arte, anche se lo dicono i 5 grandi galleristi del mondo, il Bonito Oliva gli va dietro. Non è arte. Alla Pinacoteca Ambrosiano, di fronte alla pala, di fronte alla canestra di Caravaggio, o a Brera, di fronte alla pala di Montefeltro di Piero della Francesca, ogni volta mi emoziono, ogni volta mi prende un'emozione incontenibile. Anche l'arte contemporanea sa sorprendere. Ogni volta, di fronte alle atmosfere, ai colori, alla luce delle opere di Maggi Pisi, mi sorprendo. La luce straordinaria e la sensibilità di Maggi Pisi di cogliere una magia che è solo di Pavia, avviene soltanto Pavia, soprattutto nelle giornate terse, quando il sole batte contro i mattoni rossi delle case, delle chiese, delle torri, e riflette una luce che è solo di Pavia, questa luce di Pavia che è nelle opere di Maggi Pisi. L'opera di Maggi Pisi vive di luce che dà corpo alla figura. Senza la figura non può essere rappresentata la luce, è vero, maestro? No, attenzione però, lui in quell'opera fa un prodigio, riesce a creare la luce senza dare materialità alla facciata del Duomo contro il quale batte il sole. Il riflesso batte, non c'è materialità, non c'è neanche l'oggetto. La statua del regisore di Francesco Messina al centro della tela è un pretesto, influente soggetto del quadro è la luce che invade la piazza con la forza di un tsunami, strepitoso quest'opera. I monumenti, le piazze, le case di Pavia sono un invito a Pavia. Un invito a Pavia. Vero. Soprattutto oggi, che è una giornata che piove, ho dato la possibilità di fare un percorso pavese a coperto. Un sogno, una favola, una leggiadra invenzione che ci circonda in questa magnifica galleria. Percorrendo i vicoli della nostra città, davanti ai muri delle case, ai portoni, mi sorprende la gioia del far ritorno in luoghi conosciuti e cari. Mi accoglie l'abbraccio della casa paterna. Quella casa non è la casa in cui sono nato, ma è il calore dell'abbraccio della casa paterna. Un bel quadro, una bella immagine, e noi la cogliamo molto volentieri con lo sguardo, ma con altrettanta facilità scivola via. La sensazione entra dentro di noi, scava dentro di noi, rimane dentro di noi. La pittura di Maggi Pisi è una pittura en plein air, è una pittura di chiaro stampo impressionista, è una pittura lombarda, ma comunque è una pittura di getto, il pennello in modo impulsivo incide sulla tela saltando, diciamo, la deduzione della mente. I colori caldi, mai violenti della sua opera, e luminosi, è vero, rivelano una visione serena e gioiosa della vita di cui abbiamo tanto bisogno proprio forse in questo momento. Faccio
Guarda, vedendo poi ti vedo il listino prezzi, ecco, mi sono notato dei prezzi piccoli piccoli rispetto al valore artistico dell'opera. Io ho rivolto basta aggiungere uno zero. Allora ho rivolto questa osservazione al maestro e la risposta è stata disarmante per il suo candore. Tengo prezzi bassi perché definire che chiunque entri in colloquio con la mia opera possa appenderla alle pareti della propria abitazione senza, indipendentemente dalla propria capacità economica. Cosa vogliamo di più da un pittore? Sentite, io vi ringrazio tutti, volevo far notare che abbiamo tra di voi per rappresentarci anche il sindaco che ci fa molto piacere avere qua. Perché... E poi volevo invitarvi al rinfresco che c'è sotto, visto che siete venuti così numerosi a trovarci e a trovare il maestro.